Bentornati qua su Football Manager 24 con il nostro Bari e il nostro maestro Giampaolo. Oggi episodio abbastanza importante, direi, perché c'è il Midtjylland subito in Europa League, lo Spezia e la Fiorentina in campionato. Allora, diamo un occhio un secondo in Europa League. Quanto ci manca? Il Midtjylland, la Stella Rossa, volevo dire. E il Partizan, ok, siamo a 12 punti. Sarebbe sì, importantissimo vincerla perché insomma, siamo lì, siamo lì. Allora, oggi ovviamente formazione titolare, purtroppo mi sa che Rodriguez è ancora spaccato o è tornato? È tornato o è spaccato? Dove sta Rodriguez? Scusatemi, eh. Mi son perso. No, c'è Rodriguez. C'è, può giocare. Può giocare. Allora al posto di Schmidt. Al posto di Schmidt, direi sì. Potrebbe essere una buona idea. Secondo me, perché insomma. Cioè, sì. Sicuramente mette più qualità in campo, eh. Onestamente parlando. Colombo è leggermente infortunato. Chi ci metto? Anche Lazetic non è messo benissimo. Oddio, oddio, oddio. No, vabbè, lasciamo così per il momento e andiamo così contro il Midtjylland. Samaniego non è in forma, ma va bene lo stesso per il momento, anche perché non ho i ricambi, quindi fai diverso, insomma. Non è che possa fare i miracoli astrali, quindi va bene così, va bene così. Allora, io c'ho un po' di ansia, perché ultimamente la squadra sta giocando bene, ma raccoglie meno di quello che meriterebbe, onestamente parlando. E vorrei riuscire a raccogliere di più. Certo, non possiamo vincere tutte perché non siamo ancora a livelli altissimi come formazione, però insomma, abbiamo delle buone qualità. Zanoli, era buona, era molto buona. No, Samaniego, dimmi che no, non è quello che penso. Ok, manco ammonito tra l'altro, manco ammonito. Mamma mia, Larsen. Ci ha fatto venire i brividi. Il buon Larsen. Mannaggia Larsen, anche a te. Che cosa c'entri? Dai, 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 dai. Sala. Ripartiamo con calma. Zanoli. Ancora Sala. Ancora Zanoli. Ancora Sala. Ancora Zanoli. Ma che cazzo. Vai, Iliev. Fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Già lo so, già lo so. Mi sembrava leggermente fuori gioco, non vorrei dire. No, non è fuori gioco, non è fuori gioco. Finalmente Scarlett torna a segnare. Da quant'è che non faceva un gol Scarlett? Comunque io sul fuori gioco, onestamente, se posso essere onesto, qualche dubbio ce l'ho, eh. Adesso con tutto il bene, ma non lo so, eh. Ho qualche dubbietto, ma va bene così, non mi lamento. Siamo in vantaggio col Midtjylland, tanta roba. Molto bene perché era importantissimo metterla subito sulla buona strada, sui binari giusti. Era veramente una roba fondamentale per tutto. Adesso magari se riuscissimo a chiuderla non sarebbe una brutta idea. Ma onestamente non mi dispiacerebbe. Quindi vedete un po' che potete fare, ragazzi. Non sarebbe male. Comunque Sala e Zanoli oggi sono innamorati, si passano sempre la palla, una roba. Rodriguez, che palletta per Scarlett, che però si allunga un po' troppo. Chaka Traoré! Firma il 2-0 Chaka Traoré. Hai capito, Chaka? Messo un po' ai margini, poveraccio, manco per colpa sua, ma perché? Avevamo un po' di ruoli coperti, ma Chaka si fa trovare pronto. Ancora Iliev. Perde palla, Zefi, Zefi. Ah, buono, buono. La parata, la parata. Tra l'altro mi sembrava che
se non sbaglio la palla andasse fuori di base. Mi sembrava, ancora lì la palla Zanoli, allunga Zanoli, nessuno ci arriva, c'è Zefi che ritenta il cross per Ciaka, ma non la piglia. Basta, vero? Sì, dai, fischiamo, andiamo avanti, sarebbe il caso, e basta, dai, abbiamo capito. Tutto bellissimo, però se la perdiamo ora, ragazzi, se la perdiamo ora. Bravissimo Rodriguez, straintelligente per Ciaka, la butta dentro e Scarlett firma la doppietta personale. Bari 3, Michelin 0. Ammazza, li stiamo massacrando. Siamo più forti, questo è vero, però un 3-0 al 27esimo non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, devo essere onesto, ma la squadra c'è. Ci siamo e sono felicissimo perché con questo 3-0 potremmo, non dico suggellare un turno, suggellare il passaggio direttamente agli ottavi, però quasi, eh. No, dai, gol di Pedersen, no, ma non c'entra niente ora. Ma non c'entra niente, raga, ma non c'entra niente. La difesa praticamente rimbambita totalmente. Questo è rosso, signore arbitro. Bravissimo, mi sei piaciuto. Mi sei veramente piaciuto, signor arbitro. Rosso diretto, mi sembra palese. Quindi secondo tempo in cui potremmo fare, penso, del turnover, perché comunque siamo 11 contro 10, 3-1 per noi. Adesso io non voglio tirarmela, però la logica mi impone che, mannaggia Ilie, per poco non entrava. Però la logica mi impone che, insomma, sul 3-1, in un giocatore in più si possa stare tranquilli, no? Rodriguez per Marcelo. Ancora Scarlett. È tornato, ragazzi. È tornato Scarlett. Finalmente, tripletta di Scarlett. Che ha fatto Scarlett? Ma cosa ha fatto? Gran bella palla di Marcelo, gran bel controllo di Scarlett che spiazza il portiere ed è 4-1. Primo tempo. Sembriamo praticamente assatanati. Contento, contento. Allora, Scarlett, io lo so Scarlett che tu stai facendo bene, però ascolta a me un secondo. Ciaka lo lasciamo. Mettiamo in buon Cortinovis. No, io ho detto Cortinovis, perché non me lo fai mettere? Jim per Rodriguez, che lo facciamo riposare. Carminati per Zefi, che torna un po' di che trova un po' di ritmo partita. E Corrado per Zanoli. Poi per il resto potremmo mettere pure Corbo per Sala? No, niente, ho finito i cambi, quindi va bene così. Facciamo un po' di cambi perché tanto sul 4-1, 11 contro 10. Sono abbastanza tranquillo. Batte Ciaka, il calcio d'angolo. Ancora Ciaka. La rimette dentro per Sala, ma Christensen blocca la palla. E il risultato è ancora 4-1. Un grandissimo risultato per il momento perché, insomma, non ero preoccupato, però, insomma, avevo un po' di paura che si potesse sottovalutare l'avversario e così per fortuna non è successo, cosa molto importante. Intanto vedevo il possesso palla, mamma mia, 70% contro il loro 30%, fa capire tante cose, anche se non sempre è un chiaro segnale di vincita, insomma, il possesso palla, però insomma fa capire quanto stiamo dominando la partita. Carminati per Cortinovis, per Jim fa un gol spettacolare. Intanto adesso arrivano i cambi ora che li ha già fatti mezz'ora fa. Comunque, gran gol di Jim, gran gol. Questo è un gran gol. 5-1. 5-1. Mamma mia, ma che partita stiamo vedendo oggi, signori e signore. Ma che partita. Un Bari in forma smagliante, anche prima dell'espulsione, perché eravamo 3-1 comunque, non è che stavamo pareggiando, stavamo perdendo, ecco, quindi insomma, anche prima dell'uomo in meno stavamo giocando molto bene, stavamo dominando la partita. Ancora
ancora Colombo, è di tacco addirittura per Ciaca, altro calcio d'angolo, li stiamo assediando, poveracci quelli del Midtjylland, immagino i tifosi che saranno tipo ok, che sta succedendo qua? Ciaca, quando vuoi, non c'è fretta, ci mancherebbe, chi sono io per farti fretta, ma chi sono io, cioè giustamente, sono solamente il tuo allenatore, ma chi sono io? Con questa vittoria comunque saremo ancora sesti, cioè diciamo che questa Europa League è molto sbilanciata, le prime le vincono tutte, mentre le altre non ne vincono nessuna, è palese perché non... cioè sesto posto con cioè, tante vittorie comunque, ne abbiamo forse persa una, forse una sconfitta e un pareggio, non mi ricordo, però per il resto tutte vittorie, anche di però vabbè, non dico niente qua che sia fuori gioco, no, non è fuori gioco, abbiamo preso gol con l'uomo in più, va bene, c'è anche da dire che loro comunque x gol 1-16 ne hanno fatti 2, noi sempre fortunati in queste cose, devo dire che abbiamo una fortuna veramente incredibile. A Carminati, te fai anticipare così? Non si fa. Carminati, svegliati perché dai, è ora. Siamo già all'88esimo, sarebbe ora che ti svegliassi. Jim la passa bene per Corrado, molto bene. Corrado, Cortinovis, la palla viene spizzata via. C'è Ciaca che la ripassa Marcelo. Come cavolo... come ha fatto a non entrare questo tiro in porta? Come ha fatto? Cioè era gol fatto questo, era x gol 0.95 almeno. Io veramente alibito, è riuscito a prendere l'unico giocatore che c'era in mezzo. Carminati. Tra l'altro la parata, ma che parata ha fatto? Impressionante la parata su Carminati, tanta roba. Comunque 27 tiri su una roba spaventosa, a cittadini dai però, 27 tiri su una roba che lo vedevo in amichevole, quelle estive contro squadre scarse magari, contro squadre dilettantistiche, ma contro una squadra di Europa League 27 tiri non me lo sarei mai aspettato, mai nella vita proprio. Samaniego per Colombo, che non è che abbia fatto moltissimo per il momento. Carminati, Jim, la palla rimane lì, prova il colpo di testa ma purtroppo non riesce a dargli la forza che serviva e siamo ancora sul 5-2 e finisce qua. Il Bari vince 5-2 contro il Midtjylland, ottima partita, veramente ottima partita, sono contentissimo di questo risultato. Siamo lì a 15 punti. A 3 punti c'è il primo posto, però il Leeds non ne ha persa una. Noi ne abbiamo vinte 5 e persa una, loro 6 vittorie su 6. Impressionanti, veramente impressionanti. Riceviamo 630.000 euro. Scarlett in stato di grazia, 14 presenze, 8 gol, fa capire che insomma sta facendo una bella stagione. Questo Abdullahi, difensore centrale, tanta roba, tantissima roba sto ragazzo, tantissima roba, però mi costa troppo. 4-5, allora possiamo fare una cosa, rate annuali, porca miseria, rate, ho detto annuali, 3 rate da 3 milioni, no, 3,7, ci stanno, questo è un bel difensore centrale, sia di prospettiva che non vuole unirsi alla squadra, ma perché? Scusami, ma tu stai a Midtjylland, che ha perso 5-2 contro il Bari ti offre un contratto, un trasferimento, e tu che fai, 17 anni, non accetti, ma sei un pirla, che senso ha? Arrivavi a gennaio, ti giocavi gli ottavi di finale d'Europa League, e invece no. Aia, questa è brutta,
Non ci voleva Zanoli fuori per 3-4 settimane. Marcos, vabbè, non è un problema grave. Però Zanoli sì, Zanoli è importantissimo nella nostra gerarchia. È praticamente titolare. Giocherà Sala, però insomma, è una bella perdita, Zanoli sì, è una grande perdita. Cioè, 3-4 settimane si perde, vabbè, le partite fino a gennaio. È dura, è dura. Allora, Zanoli, Zanoli, Marcelo pure espulso oggi. Insomma, oggi una giornata terribile. E che Penteado, Palumbo, Maremma, come si è messi male. Palumbo, forse è meglio così. Oppure mettere Sala per Palumbo. E qua mettere Corbo, onestamente, cioè. E Mele sul terzino. E Mele sul terzino. Rodriguez, Samaniego. Allora, Samaniego. Mi è tornato Jim. Però Jim gioca meglio di qua. Però Rodriguez gioca meglio di là. Mi tocca mettere Samaniego, dai. Che Samaniego. Di qua quanto fa? 2 stelle. Incontrista del suo ruolo. Traoré. Però Traoré, io ti voglio bene. Però il mio cuore lo sai per chi è. Il piccolo Johnson. Che tra l'altro, quanti anni ha Johnson? 26. Cioè, da quando ce l'abbiamo che andiamo avanti con lui e non ci ha mai mollato. 26 anni. L'abbiamo preso che era giovanissimo. Perché se ne ha 26 ora non so quante stagioni abbiamo fatto. Penso tante al momento. Mi porto Lazetic. Andiamo così? Sì, non c'ho molte opzioni, quindi insomma, andiamo così e vediamo che si può fare contro uno Spezia che secondo me si può battere, però vabbè che ho fatto turnover contro il Micilan, quindi magari siamo anche in forma, cioè magari siamo anche poco stanchi. Adesso me la sono gufata tantissimo e sicuramente lo Spezia ci batterà quel 5-6-0. Sicuro, Mkhitaryan, con calmissima. Mkhitaryan, non c'è fretta. O meglio, c'è, ma non in difesa. Io ho paura lì. Perdere palla lì è devastante. Iliev, bravissimo Iliev. Zefi, si capiscono benissimo. Si capiscono da Dio, ma Di Gregorio para. L'uomo d'Igre para. Ma che ci fa l'uomo d'Igre in porta nello Spezia? Vabbè che all'epoca, quando io ho iniziato questa carriera, Di Gregorio non era ancora esploso, quindi insomma, però fa un po' effetto vederlo allo Spezia. Cioè, un pochino sì, Niente da cavare allo Spezia, però vedendo la carriera che sta facendo ora in real life, vederlo qua allo Spezia mi fa un po' sorridere, però insomma, va bene, dai. Va bene lo stesso. Allora, 0-0, non succede nulla di che, stiamo giocando meglio dello Spezia secondo le statistiche che vediamo, però insomma, non si butta dentro la palla, cosa molto, molto importante. Se si riuscisse non sarebbe affatto male come cosa, no? Che dite? Mi sa che non c'è modo. Mi sa che non c'è modo, eh? Mi sa. Ragazzi, primo tempo deludente. Onestamente, mi aspettavo un qualcosina di più, quantomeno un vantaggio, un qualcosa, ma non è successo niente. Proprio il nulla cosmico, e che un po' mi dispiace. Vai, piccolo Johnson. Ah, cross non è proprio il massimo. Samaniego la passa per Sala. Ancora Zefi. Mannaggia, non riusciamo a buttarla dentro. Non riusciamo proprio. È una roba tipo. Ah, dai. Tipo una maledizione, insomma, una roba del genere. Vai, Scarlett, è tutta tua. È tutta tua, Scarlett. Samaniego apre tutto per Sala, che non so cosa faccia. Non so, è impazzito Sala, ragazzi. Sala pure. Pure preso in giro in questo modo. A Salvatore, ma che è deciso? No. Facciamo che rubiamo palla, vero?
ci credo. Il gol di Carboni di testa. Ci spiazza così. Ci spiazza così, raga. Brutta vera questa, eh. Il gol di Carboni non ci voleva. Allora, 64esimo. Io a sto punto, ragazzuoli, Ciaka per Zefi che è stanco, è molto stanco. Scarlett, vabbè, non è stato ben servito. Mettiamo Jim per lui, per Rodriguez che è un pochino stanco dalla Champions. Mettiamo... Che cavolo ci metto? Schmidt? Vai Schmidt. E Guzman qui. Ok, ci può stare, ci può stare. E il buon Corrado che ha giocato bene E poi Champions, Europa League, mi confondo. Io ho questa cosa che mi confondo le competizioni, ma ok, ci siamo, questo è l'importante. Molto bene. Perdere con lo Spezia non sarebbe bello. No, non... Comunque io non capisco, cioè... Io vedo una differenza. Giochiamo in Europa, sembriamo il Real Madrid. Giochiamo in campionato, sembriamo la Salernitana dell'anno scorso, quasi. Non capisco. Non c'ha senso. Non c'ha senso questa roba. Non c'ha senso. Io non capisco che cavolo succede in campionato, ma non riusciamo a rendere come l'anno scorso. Se, cioè, capisco le doppie competizioni, ma perché in Europa sembriamo così forti? Non, è lì che non riesco ad arrivare io. C'è una differenza abissale di comportamento. Guarda Scarlett che si è mangiato un gol già fatto. Quello era gol, eh. Bastava buttarla dentro. Corrado. Corrado. Corbo. Mele. Schmidt. Qualcuno che faccia qualcosa. Niente. Ai 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 ai. Staremo anche meritando, incredibile. Sarebbe una sconfitta veramente brutale questa. Cioè, meriti in più perdi in questo modo, veramente ti fa un male, ma ti fa un male. Vai, piccolo Johnson. È tutta tua la fascia. È tutta tua. Ciaka. No, cosa sta succedendo? Cos'è successo? Cos'è successo? Ma porca miseria, cos'è successo? Eh no, eh. Mamma mia, Bove. Mkhitaryan c'era, però rischiosissimo questo tiro, pericolosissimo. Ragazzi, ma ci smuoviamo un attimo. Cioè, è grave la cosa qui, eh. È veramente grave. Se ci riuscissimo a smuovere un secondo non sarebbe male, eh. Almeno il pareggio, almeno quello, eh. Giusto per prendere meno danni possibili. Bravo Jim per Johnson. No, no, ma non è possibile. Non è possibile. Ma cos'è? Non è possibile. La porta stregata dell'uomo tigre. Dell'uomo tigre. La porta stregata e perdiamo quello Spezia. Cioè... La vita a volte è veramente ingiusta, eh. Cioè, ma che cosa è successo? Tutto bello, ma come abbiamo fatto a perdere con lo Spezia? Ecco, questo è il riassunto di questa partita, perché, cioè, veramente è incomprensibile come si sia riusciti a perdere con lo Spezia in questo modo. È veramente incomprensibile. Boh, vabbè, io non sto capendo. Oh, bello, attaccante portiere 10 di voto. Luca Ranieri è un obiettivo del Bari, ma guarda, io onestamente non so, eh. Mi sembra... Bravo Jim che rinnova. Comunque mi sembra un po' fake sta roba dell'interessamento su Ranieri. Onestamente anche no, perché non mi interessa Ranieri. Cioè... Robledo? Aspetta, 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 aspetta. A Robledo. Oh. Fortissimo questo, eh. Gonzalo Zambrano.
Hai capito, Gonzalo, per il post. Allora, facciamo così, va. Gonzalo, per il post. Robledo non vuole negoziare, però chiede una fracca di soldi, raga. Chiede una fracca di soldi. Rescissione di 71 milioni. Se te li danno, guarda, io ti lascio andare al massimo. Non è un problema, cioè, nel senso, con tutto il bene, ma cioè, potrei essere fortissimo. Ma se mi danno quella cifra, io ti mando. Allora, però, per lui non ho i soldi. Per Robledo, sì, ma per lui no. Diciamo che Robledo Scarlett sarebbe una coppia intrigante, molto intrigante, però non penso che ce lo daranno mai. Onestamente parlando, credo che non succederà, però insomma, stiamo a vedere che succede. Il Torino vince in Coppa Italia contro la Cremonese, Gueguen infortunato, 2 giorni. Tra poco c'è la Fiorentina fuori casa e io ho un po' di paura. Ah, Coppa Italia contro lo Spezia, ancora? Ma basta lo Spezia, ma sta diventando una roba invivibile questo Spezia. Ce lo troviamo ovunque, anche durante la colazione, durante il pranzo. C'è sempre lì lo Spezia che ci guarda, ci assiste, ci rompe i cosiddetti. Vabbè, comunque. Traoré, sì, va bene. Carminati, nessun progresso. E guarda, io Yassin ti mando a casa perché ho paura che mi ammazzi anche gli altri. Quindi direi che non è il caso, amico mio. Non è il caso. Facciamo un'altra volta, eh. Grazie per la comprensione. Grazie mille. L'Inter vince contro il Milan. Vabbè, pronostici? Fiorentina avvantaggiata. Rodriguez sta migliorando. Gli manca il coraggio. E questo non è una bella cosa. Briganti sta migliorando, ma buon Kevin Briganti direi che si può trovare. Cioè, non mi sembra uno che, non so, non lo so, ragazzi. Ci pensiamo un attimo, ma sul buon Kevin ho qualche dubbio. Allora, Johnson non ha molto brillato, questo bisogna dirlo, ma io onestamente, più che Corbo Cittadini, preferisco Sala Cittadini al momento come coppia. E a sto punto di qua il buon Palumbo e Marcelo mi torna a giocare. Non so, a me Corbo non lo so. Poi dice che non sono molto affini lui e Cittadini. Quanti anni ha Cittadini? 27. Corbo? Scusate, eh. 29. Corbo, il prossimo anno potremmo anche decidere di venderlo. Se riuscissimo a rimpiazzarlo. Ah, Yassin non l'ho ancora cambiato. Scusate, mi ero dimenticato. Chi mi porto al posto? Mettiamo Mele. Mettiamo Mele in lista e va bene così. Palumbo non è in forma. E sti cavoli al momento. Non è importante al momento Palumbo. Se è in forma o non è in forma. L'importante è che gioca bene. Quello è l'importante, il resto non mi interessa. Comunque, Fiorentina-Bari, partita importante, molto importante. Dobbiamo fare risultato. Assolutamente sì. Bravo Johnson per Iliev. Però da lì colpo di testa era veramente difficile, eh. Da lì colpo di testa era veramente complesso. Non si riesce a far da lì. A meno che non sei tipo Luca Toni o, non so, qualche altro colpitore tipo Cristiano Ronaldo. Benissimo. 1-0 Fiorentina. 1-0 Fiorentina. Siamo già sotto. Manco il tempo di respirare e di dire, vabbè, chissà come andrà questa partita, che siamo già sotto. Ah, bello, bello. Bella la vita, eh. Nice, very nice. Mamma mia. Ragazzuoli, però, cioè, boh.
In campionato sembriamo veramente scarsissimi, poi in Europa ci trasformiamo. Non sto capendo. Cittadini perde la palla. Johnson la recupera. Ancora Cittadini. Samaniego. Dai, giochiamola bene. Non facciamo errori. Possibilmente. Vi prego. Bravo Rodriguez, che apre bene per Johnson. Johnson, fammi un cross fatto bene. No. Oh, che culo. Kevin Zefi. Assist di Scarlett. Grazie a un errore della Fiorentina. Grazie a loro, perché se non c'era quell'errore, ragazzi, cosa hanno combinato lì in mezzo? Vabbè, noi zitti zitti ne abbiamo approfittato. Va benissimo così. E io sono contentissimo. Contentissimo, devo dire la verità, sono molto contento. Samaniego la spazza via così del botto. Vabbè, attenzione, attenzione, rubiamo palla, vi prego, rubiamo palla. Brutta questa, brutta. Rodriguez, no Rodriguez, no, ma che cavolo fai, ma cosa mi combini, Rodriguez? Per forza, rigore concesso. Gli ha dato un calcione, l'ha sgambettato. Mkhitaryan, fammi il miracolo. Pobega, dai. Mkhitaryan. Bravissimo. Ha fatto il miracolo. Vabbè, su Pobega si può fare, Dai, bravo, bravo. Para rigori, l'abbiamo trovato. Molto bene, bravo, bravo Pobega, bravo anche Mkhitaryan. Pobega, nuovo acquisto del Bari. Assolutamente sì. Oh, comunque un pareggio con la Fiorentina non mi fa schifo, Per come si sono messe le cose ultimamente, guarda. Io sono contento così, perché è già un qualcosa di dici va bene, ok, va bene lo stesso. Allora, io vorrei tanto puntare alla vittoria, ma che dire, cioè, nelle statistiche non stiamo andando tanto male, onestamente, Sì, gli gol siamo minori, siamo più scarsi, però in generale. Cittadini. Palumbo, santo cielo benedetto, Palumbo. Buongiorno, Ben svegliato. Bravissimo Rodriguez. Bravissimo. Piccolo Johnson, la passa a casissimo, ma la perde purtroppo. Pobega. No, vuotissimo Marcelo. Tutti a vuoto, Pobega sbaglia, un altro gol Pobega. Comunque Pobega ci sta graziando tantissimo quest'oggi, E non vorrei dire, ma grazie, cioè troppo gentile. Ancora Pobega. Nicholas Jackson. Che ci fa lì? Nicholas Jackson alla Fiorentina. Vabbè, comunque segna il gol, ma spero sia fuori gioco. Mi sembrava più avanti. Ok, fuori gioco. Per fortuna, perché mi stavo già preoccupando. Ragazzi, facciamo qualche cambio. Allora, che dire? Potremmo mettere Chaka, perché Johnson non mi sta piacendo. Mettiamo il buon Cortinovis. Mettiamo Jim per Rodriguez, che è un po' stanco. Carminati per Zefi. E no, anzi, Luis Guglielme per Cortinovis. Sì. La sento caldissima Luis Guglielme. Mettiamo Schmidt. E per il resto 2, 3, 4, 5 cambi. Abbiamo cambiato praticamente tutto il centrocampo, tranne difesa e attacco. Vediamo un po' che si fa. Luis, io l'ultima volta che ho puntato su di te non è andata male, anzi è andata benissimo. Ti prego, fammi un qualcosa, aiutami a vincere questa partita. Fai qualcosa, Luis. Io mi fido. Me posso fidare, Luis? Non lo so, non credo. Luis, dove stai, Luis? Luis? Ammazza, ok.
finale di partita emozionante proprio. Vabbè, pareggio con la Fiorentina che me l'accollo, cioè non è male. Siamo sempre lì a 3 punti dalla Fiorentina con una in meno. Comunque siamo a 3 punti dall'ottavo posto, con una in meno potenzialmente potremmo essere a pari punti con l'ottavo e il nono posto. Certo che l'Europa dista 9 punti, in prospettiva anche 6, però insomma è dura quest'anno per l'Europa. È veramente dura, a meno che non dovessimo vincere l'Europa League, ma sarebbe un miracolo veramente grande, grande. Non lo so, non lo so. Io ho qualche dubbio sulla questione Europa League, ma vediamo un attimo come va a finire. Robledo? Ha accettato Robledo? Ha accettato! Ma veramente? Cioè, lo voleva il Liverpool, il City? Ha accettato il Bari? A Robledo? 37 presenze, 16 gol, 11 assist. È un buon giocatore anche di prospettiva ed è già forte. E poi ha una... Io accetto, ma io accetto. Al massimo mi pagano la clausola 70 milioni, mi ci faccio il mercato. Sti cavoli. E intanto arriva e sarà presente per la prossima partita. Quindi non lo so, vediamo un attimo come va. Cioè, non lo so. Sergei Pignav. Pignaev. Sergei. Quanto ho? Non vuole. Sergei non vuole. Poi qualche altro giocatore in svendita, c'è cioè Simone Zanoli, seconda punta, ma non ci serve. C'è cioè Luca Bellucci a 120.000, forse for più forte come ala. Perché 4 stelle mi dava? Ah, il potenziale, ok, vabbè. Massimo Procopio, ma non mi sembra proprio tutta questa gran roba. Vabbè, per il momento mi fermo qua, però insomma. Allora, Johannesson sta per scadere il contratto. Contatta per ingaggio? Questo è forte, vero? Questo è forte, però non vuole. Mirko Giampaolo. Ragazzi, io devo fare questo regalo. Io lo devo fare questo regalo al mio amico. Non posso, non posso. Sarà il secondo, ovviamente, però io devo fare questo regalo. Gli l'ho promesso tipo 60 anni fa ed è giunto il momento di fare il regalo. Mirko Giampaolo, vediamo se accetta. Vediamo se accetta. E Simone Inzaghi vince il premio, vabbè. Perché? Penteado è in scadenza? Ma Penteado, io non lo so onestamente se puntare su di te. Non ne ho idea. Che ha 20 anni, ancora giovane. Quanto vuoi di contratto? Vabbè, poco. Si può ancora fare. È che non vorrei perderlo a zero, capito? Cioè, più che altro è quello che mi... No, la rescissione no, però, cioè 9 milioni, ma chi te la paga 9 milioni? Ma chi te la paga? Vabbè, dai, senti. Vabbè, tanto poi ti vendo, non è un problema. Se riusciamo a venderlo non sarebbe male. Vediamo un po'. Vediamo un po' se si riesce a venderne il caso. Perché insomma, con tutto il bene, ma non so se puntare su di lui. Devo essere onesto. Perché sì, non è malaccio come giocatore, però deve crescere ancora tanto. Stefano Ferri, 2 stelle e mezzo, è in scadenza. Oliva no, Luca Ferro non è affatto male. Renzo Montero, 2 stelle e mezzo. Tommaso Basso, 2 stelle da vendere. Grieco, 2 stelle e mezzo da vendere, immagino. Luis Guglielmi non sembra più così ambizioso come prima. Luis, ma che te succede, Luis? Penteado, nemmeno lui è ambizioso. Vabbè. Carminati un sacco di cose ha preso, un bel po'. Vediamo un po' che succede, ma comunque Xhaka è sempre tra i peggiori ad allenarsi.
Non so il perché, ma è incredibile. È veramente incredibile. Allora, campagna acquisti che si apre, ma noi purtroppo i soldi non ne abbiamo. Non ne abbiamo. Arriverà Robledo. E a sto punto con Robledo, che faccio con Scarlet? Che faccio con Scarlet, ragazzi? Non lo so. Non lo so. Allora, Pagano, Riccardo Pagano. Offerta fino a fine anno. Io, cioè, allora, costo futuro opzionale, no. Però, se volete, c'è un bel costo futuro obbligatorio. Ti metto 2,50. Ma porca miseria, ti metto 2,50 e non se ne parla più. Mi paghi un po' di ingaggio, meno il 20%. Rata mensile 10.000. No, 10.000 è troppo. 5.000. Obbligatorio 125. Facciamo 150. Dai. Oh, raga, però. Allora. Dai, per 5.000 euro. Su, raga, ma che cosa stiamo, di cosa stiamo parlando? Corrado in prestito. No, Corrado in prestito, no. Io. Obbligatorio 450.000, perché così poco? No, obbligatorio 2 milioni e mezzo. Oh, ho capito, cioè. Non so, sembra sempre che io debba svendere i giocatori. Allora, anche Pasquali. Ma se te lo do subito a 600.000? Facciamo così, in saldo, 4,50. Ammazza, raga, però. Yassine è tornato, il lieve felice. Costo futuro obbligatorio. Mi piace per Vasco Valls. Però 800.000 no. No, però. Cioè, ma. Ne vale 4,4. Ne vale 4,4. Bianchi. Bianco, scusate. Dennis Bianco. Raga, Dennis Bianco. No, Dennis Bianco sarebbe da vendere. Dennis Bianco è da vendere, ragazzi. 50.000 euro e mi cavo Dennis Bianco, dai. Sì, adesso non so col mercato come faremo, ma. Allora, per Robledo non so come fare, onestamente. Diritto di riscatto opzionale? No, io lo voglio obbligatorio. Se no non se ne parla proprio. Facciamo due milioncini. Vabbè, sì, ve lo regalo per il compleanno. Almeno un milioncino, dai. Oh! Raga, io. Senti, va bene, ho capito. Ho capito, ho capito. Comunque Martelli voglio venderlo. Io non per essere cattivo, ma vorrei tanto venderlo. Solo che 5-7 che te lo compra. Offerta per Dennis Bianco a 32.000. Posso fare un po' di più? 35? Perfetto, Dennis. Samanego sta tornando. Mirko, Mirko arriva. Mirko arriva. Questo è un regalo che ho fatto io. E anche se non so se giocherà, però. Intanto Mirko è arrivato. Lazetic è stato cercato dal Brescia. Vabbè, io non. Kossu? Ma Kossu no, ma che cavolo me ne faccio di Kossu? Con tutto il rispetto per il povero Kossu, ma. Non è all'altezza al momento, ecco, il buon Kossu. E. Il Bari è pronto. Penteado in prestito. No, Penteado in prestito. Te lo posso anche mandare. Ma intanto tu mi dai 10.000 e mi dai l'ingaggio. No. Oh, sì, però sto gioco veramente. Cioè, ragazzi, ma veramente il mercato è una roba che fa imbestialire, eh. Cioè, il mercato fa veramente schifo. Cioè, tu offri 1.000. Loro 775 e se non accetti 775 sei fuori. Cioè, si arrabbiano perché? Non ha senso. Vabbè, sentite. Allora, a parte tutto questo, vabbè, Carminati è infortunato.
Robledo, raga, Robledo o Scarlett? Robledo è già più forte. Io farei Robledo, poi Scarlett se va male nel secondo tempo. Abbiamo due attaccanti che possono alternarsi e alternarsi sono tanta roba. Noi con l'attacco siamo a posto per i prossimi 5 anni almeno con Scarlett e Robledo, secondo me. Robledo diventerà una bestia, ve lo assicuro. E quindi potremmo vendere Marek, potremmo vendere Lazetic, potremmo vendere Colombo. Cioè, vediamo un po' perché, insomma, troppi attaccanti non ce ne facciamo niente. Quindi magari vediamo che si può fare. Il buon Marek, a me piacerebbe puntarci molto, però non è mai cresciuto e che fa capire che forse non è proprio il giocatore che pensavo. Il buon Colombo c'ha già 27 anni. E cioè, capito? Io li metto in vendita, poi vediamo un po', tipo anche Lazetic che non se ne vuole andare e penso che non se ne andrà mai di sto passo. Comunque, vediamo un po' che succede. Io intanto vi saluto. Prossima volta Udinese, Lazio, Sassuolo. Oggi episodio perché comunque diciamo che la vittoria con Midtjylland tanta roba. La sconfitta con lo Spezia, ingiusta e meritata. Il pareggio con la Fiorentina, ingiusto e meritato perché meritavano di perdere, onestamente parlando. Però diciamo che con lo Spezia si poteva vincere, con la Fiorentina il pareggio andava bene, potevamo prendere 3 punti in più, che erano molto importanti ora come ora. Purtroppo non è andata. Comunque vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.